Sono quasi 30.000 le piccole e medie imprese a rischio di usura. Il dato emerge da un'analisi di Confcommercio, in aumento le denunce di estorsioni. La nostra crisi parte dal piccolo prestito che è diventato poi insostenibile. A parlare è Armando, nome di fantasia, un piccolo imprenditore di Roma. La sua è una storia tipica di come l'usura e le estorsioni arrivano a colpire chi è in difficoltà. Lui ha scelto di denunciare, ma il racket è ormai un'autentica piaga che affligge il paese. Sono infatti più di 30.000, secondo i dati di Confcommercio, le imprese a rischio elevato di estorsioni, un fenomeno che costa allo Stato oltre 30 miliardi di euro e che viene percepito soprattutto nelle grandi città e al sud. A peggiorare poi il tutto, la pandemia. Ecco perché, spiega il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, l'unica arma possibile è rivolgersi alle forze dell'ordine. Gli imprenditori non vanno lasciati soli e devono essere incoraggiati a denunciare. Solo così avremo una economia più sana e più libera. La maggior parte delle vittime, il 54%, oggi sceglie di denunciare, ma si può fare ancora molto di più, dice il sottosegretario agli interni Ivan Scalfarotto, affidandosi alle istituzioni e alla società civile. Il Ministero dell'Interno, come sempre, è al fianco dei cittadini, l'obiettivo di rendere sempre più solidi i presidi di legalità.